Prima di passare a parlarvi di quest'opera, vorrei iniziare con due parole sull'artista. Il catalano Salvador Dalí è uno dei più importanti pittori del Novecento, ma fu anche scultore, disegnatore e scenografo. È conosciuto principalmente per le sue immagini surreali e simboliche. La sua fervida immaginazione influenzò non solo il mondo dell'arte, ma anche la moda, la pubblicità, il teatro e il cinema. Nel 1922 si trasferì a Madrid e nella capitale spagnola conobbe Federico García Lorca e Luis Buñuel, con i quali instaurò un rapporto d'amicizia e una collaborazione creativa. Insieme a Buñuel realizzò nel 1922 il film di culto Un chien andalou. Da lì conquistò poi fama e ricchezza, incarnando l'ideale di artista eccentrico e dando un tocco surrealista a scenografie cinematografiche e teatrali. Questo dipinto, conosciuto anche con il titolo Gli orologi molli o Gli orologi che si sciolgono, è una delle sue opere più celebri. Vi sono racchiusi alcuni dei temi ricorrenti dell'artista. L'ambientazione, che ricrea la spiaggia catalana di Capo Creus. Gli orologi che si sciolgono sono una presa in giro nei confronti della rigidità del tempo cronometrico. I quadranti molli sembrano dei formaggi e non a caso Dalí disse che li aveva dipinti sotto l'effetto delle allucinazioni provocategli dal Camembert. Sotto uno degli orologi, al centro del quadro, vediamo un volto deformato visto di profilo. Un'immagine ricorrente che ritroviamo anche nel Grande Masturbatore. Le formiche simboleggiano la putrefazione. L'opera fu venduta per soli 250 dollari nel 1932 a New York, dove venne esposto per la prima volta. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!